Al momento quello più importante, visto che siamo alla serata finale, ovvero quelle delle tanto attese premiazioni. Quest'anno c'è anche un premio appunto speciale dedicato al coraggio della sperimentazione stilistica, appunto, è un riconoscimento dedicato ai giovani. E una persona speciale che premierà appunto questo nuovo premiato, e abbiamo con noi un grande maestro di cinema e originalità che accoglieremo con un grande applauso, Ugo Gregoretti. Evviva, grazie Ugo. No, vieni, vengo io? No, vieni. Perché? Oggi abbiamo presentato il suo libro, l'ultimo libro del maestro Ugo Gregoretti, La storia sono io. Acquistatelo. Sì, appunto, come dicevamo all'inizio, appunto questa manifestazione si è arricchita di eventi collaterali, tra cui presentazioni di libro, niente po' di meno un grande maestro del cinema che ha fatto questo libro che è quasi, come dicevamo, una sceneggiatura già pronta anche per essere prodotta eventualmente per il cinema. Ugo Gregoretti. Grazie Ugo. Grazie di essere qui. Grazie, volevo baciare la mano. Prego. Grazie, che galante. E allora a questo punto che entri la busta e scopriremo insieme il premiato con il premio. Un applauso anche alla signorina. Ecco la busta. Io aiuterei Ugo. Il vincitore di questo premio speciale per il coraggio, appunto per i giovani, è Francesco Lagi per il film Missione di Pace. E Francesco Lagi ritira il premio. Carlo Virzì. Francesco non è qui. Però abbiamo un altro regista appunto che ha concorso a queste opere prime, Carlo Virzì, appunto con i più grandi di tutti, che ritira il premio per un collega. Come mai questa cosa? No, che è molto carina da parte. Ecco, appunto volevo chiederglielo apposta affinché lo dicesse. Ma presumo perché è stato mio collaboratore nella stesura del soggetto del mio film. Sono molto contento per lui, se lo merita tanto, è un grande artista. Evviva! Ecco a te. Glielo porto subito appena arriva a Roma. Infatti non ci credeva quando l'ho chiamato. Cioè non mi stai prendendo in giro. No, dall'accardo. Sì. Complimenti. Grazie Carlo. Grazie a voi. Ugo, tu ormai è da qualche anno che sei giurato e anima di questo piccolo festival. Che vuoi altri complimenti? No, se no ti... mi imbarazza. No, volevo dirti che sei stato per noi fondamentale in questo percorso. Grazie della tua amicizia e del tuo affetto. Che sono assolutamente reciproci. Grazie. Ugo Gregoretti. Il festival è l'ombelico del mondo. Grazie. Ed ora è il momento della prima vera e propria premiazione classica del Magna Grecia Film Festival, ovvero per il miglior attore protagonista. In questo caso a consegnare il premio al vincitore è un amico del Magna Grecia Film Festival, un attore e un regista, Edoardo Leo. Eccolo! Vincitore nelle edizioni precedenti, giurato quest'anno. Sì, io insomma sono un abitué, come miglior attore l'ho vinto due volte,
una volta nel 2005, una che è stata una grande emozione per me col mio primo film da regista dove facevo anche l'attore, che era nel 2010, ed è un premio di cui a distanza poi di anni ti ringrazio, perché vincere quel premio mi ha consentito di andare ad Annecy, che per me era veramente un piccolo sogno con un film così piccolo, dove ho vinto il premio del pubblico, che è stata per me insomma, una giornata indimenticabile, per cui vengo proprio con grande piacere a consegnare un premio che intanto che è più piccolo di quelli che davi prima, perché no, sono meno soldi in periodo di crisi, siamo ristretti anche nei premi, perché adesso c'è solo la colonna, no, ma nelle prime edizioni c'era proprio tutto il colonnato. E dove lo tieni? No, il problema è stato perché era un premio grosso così, con una base di marmo, e io il mio primo premio come miglior attore l'ho vinto qua. Era questo, quando sono montato sull'aereo non mi volevano far entrare perché dicevano che lo potevo, era un'arma che potevo dare contro il comandante. Io ho detto 10 anni per vincere il premio come attore, vado in testa al comandante, secondo me. Però adesso era bellissimo, però era proprio una, bisogna vincere pure la mensola d'oro per mettercelo. Lo potresti fare, se uno vince 2 o 3 volte gli dai la mensola d'oro. Vabbè, veramente è un piacere per me consegnarlo questa volta. Infatti facciamo entrare la busta, così scopriamo insieme il vincitore come miglior attore protagonista di questa 9ª edizione Magna Grecia Film Festival, che è rullo di tamburi. Chi è questo attore che vince? È Claudio Santamaria per il film Gli Sfiorati di Matteo Rovere e per I Primi della Lista di Ron Johnson. Caro amico, grande stima. Claudio Santamaria, miglior attore 2012, colonna d'oro 2012 del Magna Grecia Film Festival. Benvenuto tra le colonne d'oro del cinema italiano. Facciamogli dire anche qualcosa. Io non so dire grazie, il premio è molto bello. Ricordiamo anche esatto Michele Affidato. Michele Affidato, lo vogliamo far salire? No. No, no, non c'è. Meno male. Meno male. No, che dire, sono felicissimo. Io, come ho già detto, amo tantissimo i festival che danno possibilità ai film che non hanno molta visibilità. E che magari sono distribuiti un po' male e poco, e quindi, come dire, portano il cinema dove non c'è stata la possibilità di vederlo, quindi ma sto deviando da chissà perché. Così, no, grazie veramente, ringrazio veramente tutti. Grazie a te Claudio, continua a fare che ci ha sfamato. Continua a fare dei bei film. Grazie. Ok? Grazie. Grazie a te. Sono imbarazzato facile. Grazie a Claudio Santamaria e anche Edoardo Leo. Grazie. Ed ora è il momento ovviamente dell'attrice protagonista, la migliore attrice protagonista, e a consegnare il premio un altro amico del Magna Grecia Film Festival, il grande coreografo Luciano Cannito. Eccoti. Alla prima edizione del Magna Grecia e ritorni dopo 8 anni al Magna Grecia Film Festival. Perché questo è un festival che porta fortuna, ormai è ufficiale, lo sanno tutti. È vero. Pure a noi. Placcato. La volevi vendere, di la verità. Cioè, ti conosco. Santa Maria che si interessava per gli altri. Sei che non avessero attore, capito. Guarda. Sei proprio un attore. Hai un attore italiano. Bene, facciamo entrare sempre la busta, così scopriamo la vincitrice. La vincitrice, di la colonna d'oro 2012, la migliore attrice del Magna Grecia Film Festival. Chi sarà? Ci vogliono gli occhiali. Ci vogliono gli occhiali, sì. Ragione. Dunque, non abbiamo litigato, è stata una cosa molto bella, però c'è un ex aequo. Attenzione. Perché il livello era particolarmente interessante, quindi noi abbiamo
Giulia, bevi l'acqua per il film 100 metri dal paradiso e Greta Scarano per il film Qualche nuvola. E ricevono il premio proprio loro in carne ed ossa, Giulia bevi l'acqua e Greta Scarano. Prego, qui sul palcoscenico. Anche lì c'è la scala, se volete. Ah. Si stanno strappando i capelli, non li vedete. Che sono impallate dal pubblico, non è vero, sono belle sorridenti e stanno arrivando invece alla fine, mano nella mano, falsissime, no, non è vero. Un applauso a Giulia Bevilacqua e Greta Scarano, prego, venite qui, non vi nascondete, siete protagoniste, quindi non abbiate tutta questa timidezza. Brave. Grazie, grazie, davvero grazie, grazie alla giuria, a tutti. Vorrei fare tantissimi complimenti, ma insomma sono stati già stati fatti, quindi grazie, grazie ancora. Allora. Devo dire una cosa molto importante, molto spesso le attrici si pensa belle, 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 loro sono bellissime, ma noi abbiamo pensato che sono soprattutto molto brave e soprattutto, e questo è stato il criterio di giudizio, e soprattutto loro hanno capito qual è il segreto di quest'arte, che è regalare emozioni. Grazie, grazie mille. Grazie. È sempre pesante il premio perché abbiamo lasciato anche col microfono in mano le povere ragazze, magari Gianvito, ecco, premio. Grazie ancora e in bocca al lupo anche per il futuro, visto che sono giovani promettenti e il Magna Grecia Film Festival porta assai bene. Adesso un altro prestigiosissimo premio, la migliore sceneggiatura. A consegnare il prossimo premio, un regista, Gianfranco Lazzotti. Evviva! Gianfrancesco lo scorso anno ha vinto la migliore regia con Dalla vita in poi. Eccoci. Da premiato a premiante. Buonasera, ciao. Salve. Allora, già stato detto, il festival è bellissimo, tu sei bravissimo, tutte queste cose sono state. Allora, parliamo del film. Io già so qual è. Devo aprire la busta. No, devi aprire la busta. Per regolamento, diciamo. Arrivi la busta con il premio, grazie. Che scopriamo insieme, appunto, miglior sceneggiatura. Chi sarà? Con Cera Lacca. Davide, allora la migliore sceneggiatura è stata assegnata al film I primi della lista di Rohan Johnson, Davide Lentieri, scritto con la collaborazione di Renzo Rulli e la materna supervisione di Francesco Bruni. Film molto bello, film che ci ha divertito, ci ha fatto ridere senza essere comico. Ricordo una cosa che forse ti ho già detto, Monicelli una volta ha detto che la risata è un momento di riflessione. In questo film si ride e quindi si riflette anche molto. Il premio a chi lo consegniamo? A Francesco Bruni. Eccolo, Francesco Bruni, complimenti, questa mattina è stato anche con noi in conferenza stampa. Ciao. Ti ha portato bene, evidentemente. State consegnando a un livornese un premio per un pisano, non so se me ne rendete conto. Sono molto felice, Ron è stato mio allievo di sceneggiatura al Centro Sperimentale e gli voglio molto bene, oltre a stimarlo molto per il suo lavoro, quindi sono felice di portarglielo a Pisa. Evviva! Grazie Francesco! Ricordiamo che anche Francesco Bruni era in concorso con la sua opera prima Scialla fra i 13 film che abbiamo visto in questi 7 giorni. Assolutamente sì, un grande successo anche di pubblico. Il premio per la miglior regia. Esatto, mettiamo sul palco il vice direttore di Rai 1, Ludovico Di Meo, a consegnare il prossimo film per il miglior regista. Grazie a Rai 1 che in questi giorni ci ha diffuso, grazie veramente
alla televisione di servizio pubblico. Infatti che... ricordiamo appunto che il 9 di agosto alle 22.45 su Rai 1 ci sarà diciamo una trasmissione dedicata al Magna Grecia Film Festival, condotto da Anna Falchi e Gianvito Casadotte. Ludo, miglior regia. Busta, sento un po' Jerry Scotti, sì, la Busta, ma è meglio Busta che Bustarelle, sai, di sti tempi si sta un po'... Ma allora, vedi la rotondità che c'è. Il miglior regista della nona edizione del Magna Grecia Film Festival è Francesco Bruni per il film Allora, infatti l'avevo detto che portava bene. Vai un'altra volta, la bella passerella, Francesco Bruni. Mi sei beccato il doppio applauso per il collega e per te stesso. Avete notato l'abilità? Si è fatto il passeggio lungo, l'applauso è più lungo. Rieccoci. No, mi sembra di averti visto da qualche parte. Che dire, prima premiate un Pisano, ha dato il premio a un livornese, adesso ha dato il premio come miglior regista a uno sceneggiatore. Quindi insomma, volete sorprendere. Ho messo questi due premi. Ovviamente ringrazio la giuria perché sono particolarmente orgoglioso di un premio alla mia regia, perché appunto vengo da un altro mestiere ed ero, non ero sicuro di saper fare bene il regista. Sono molto felice, grazie. Ti invitiamo a continuare. Colonna grazie. D'oro, miglior regia 2012, il Magna Grecia Film Festival, Francesco Bruni. Vieni qua Francesco, abbiamo la foto. Questo è il tuo premio, quello di prima era dell'altro. Adesso mi ci vuole la mensola d'oro, però stai tranquillo, provvederemo. Hanno raggiunto il peso, arriveranno anche le mensole. Prego direttore, grazie. Ed ora siamo arrivati al momento clou, ovvero la premiazione, quella più importante, quella per cui nasce il tuo festival, Magna Grecia Film Festival, ovvero il premio per la miglior opera prima 2012. La miglior opera prima 2012 alla memoria di Luciana Papaleo, l'ingresso di Mimmo Calopresti, il direttore generale del Ministero dei Beni Culturali, Nicola Borrelli, non lo vedo. Direttore, eccolo, madonna mia, l'avete messo laggiù il direttore. Mariella Troccoli, la dirigente del Ministero dei Beni Culturali, a consegnare la colonna d'oro 2012, miglior opera prima. Mariella, dottoressa Troccoli, eccola, poverina Mariella, l'avete messo, madonna, che figura che mi hanno fatto fare. Che figura! Si tengono in forma così almeno, si può dire che qui si è magna forte, invece al Magna Grecia Film Festival ci si snellisce. Io con loro condivido dei momenti importanti, imparo molto da loro, per me è un onore poterli avere qui. Grazie, grazie, grazie. Allora, la busta, busta! Già partiti i fuochi d'artificio, è già organizzato tutto, sono partiti veramente un po' troppo presto, direi. Sento in lontananza. Miglior opera prima alla nona edizione del Magna Grecia Film Festival è Guido Lombardi per il film La Ba. Evviva! Ritira la motivazione. La motivazione è importantissima. Film forte, deciso, che racconta la tragedia di meravigliosi esseri umani, con rispetto e attenzione, senza retorica e senza abbellimenti pietistici. Un bel film, cosa vogliamo di più? La Ba è proprio un bel film. Evviva! Ritira il premio il produttore Gianluca Curti. Complimenti. Complimenti.
Che dire, è un'avventura meravigliosa che è iniziata circa un anno fa a Venezia, dove con questo piccolo grande film vincemmo la settimana della critica e poi a sorpresa il Leoncino d'Oro del futuro come miglior opera prima. Io vi saluto tutti quanti da parte di Guido, che purtroppo stasera non è potuto intervenire perché è già impegnato a Napoli per i sopralluoghi del secondo film che faremo insieme anche con gli altri produttori del film, cioè Gaetano Vivaio e Dario Formisano, un gruppo di lavoro eccezionale con esperienze diversissime all'interno. Il secondo film, che inizierà alle riprese il prossimo novembre e che sarà sostenuto anche dal MIBAC, perché questi due signori qui del Ministero dei Beni Culturali, sezione cinema, fanno un lavoro meritorio, fondamentale per il cinema italiano, pur tra tante difficoltà, e grazie a loro il cinema italiano continua a sostenersi, a sfornare nuovi registi che poi girano il mondo e fanno onore al nostro cinema, una grande direzione nel mondo, e quindi è un piacere lavorare per voi e un piacere lavorare per il nostro pubblico, perché poi tutti quanti noi lavoriamo affinché voi possiate vedere belle storie e continuare a vederle anche negli anni a venire. Grazie a tutti, anche e soprattutto a nome di Guido Lombardi. Complimenti, miglior opera prima 2012, Colonna d'Oro 2012, Luciana Papaleo, il Magna Grecia Film Festival, a Guido Lombardi. Complimenti. Allora, adesso Mariella, ti vogliamo consegnare questo a Gianluca Curti, e per questo allora mi portate invece i doni, Gianluca glielo consegnerai tu, i doni per la dottoressa Troccoli realizzati da Adele Scarano, Adele Marano, scusami, è un'artigiana calabrese, bravissima. Sì, una sorpresa. Velocemente, eccoci. È realizzato da questa bravissima artigiana calabrese. A te. A Mariella, grazie di starci accanto e di aiutarci. Buonasera a tutti e grazie. Come dire, io volevo dire due parole, mi ha anticipato Claudio Santamaria, nel senso che ha detto esattamente quello che avrei voluto dire io. È un'occasione importante, queste sono occasioni importanti per far vedere film che in altre occasioni hanno troppe difficoltà, troppe rispetto al valore che i film hanno. Quindi grazie Gianmito per questa bella iniziativa e grazie a tutti voi e buona serata. Io ringrazio te e il cinema italiano deve ringraziare un direttore generale così attento e così bravo. Grazie Nicola, grazie, grazie Mariella, grazie. Bene Gianvito, se tu hai ringraziato tutti, i premi li abbiamo consegnato tutti, cosa ci resta da fare se non salutare tutto questo meraviglioso pubblico di Montepaone alla nuova edizione? Aspetta, voglio salutare e ringraziare Francesco Verderame, un caro amico, il maresciallo Di Cello, i vigili urbani, i Mimica hanno aiutato, sostenuto, tutta la squadra dei vigili urbani di Montepaone, saluto la stampa che ci ha aiutato e ci ha raccontato, veramente tutti. Beh, io l'anno scorso, adesso voglio chiudere con una, l'anno scorso dissi buon letargo e qualcuno strumentalizzò questa mia frase, questa volta non dico buon letargo, innanzitutto voglio salutare gli amici, il pubblico di Soverato che è nel mio cuore, che penso che sarà qui, la città di Soverato, un applauso, con un abbraccio che possa partire da qui ed arrivare a Soverato, quindi un applauso forte. Bravo! Quest'anno vi auguro buon film a tutti, ok? Grazie! Saluto i miei zii che domani partiranno per gli Stati Uniti, mio cugino, un altro calabrese che ha ottenuto grandi successi negli Stati Uniti, insegna ad Harvard, quindi grazie a tutti voi, grazie, siete nel mio cuore, vi voglio bene, viva Montepaone, viva il Magna Grecia Film Festival, per te Anna! Wow, che bello, si lancia come un frisbee, come una pizza. Anna Ciao, Falchi, buonanotte a tutti. Meravigliosa, un'amica, grazie, grazie a tutti voi. Grazie a tutti, buonanotte e buona estate. Grazie, buona estate. Ciao.
a mio fratello Alessandro Casadonte, grazie.